Prima prova provinciale per la ginnastica artistica del CSI Brescia. Tante le ragazze, sorridenti e coloratissime, un vero spettacolo da guardare. Nella palestra di Sarezzo la prima giornata di gara ha regalato momenti magici alle giovani atlete e ai fan che hanno riempito gli spalti. Le ginnaste si sono confrontate le diverse discipline in base alla categoria di appartenenza. Ora bisogna prepararsi alla seconda prova, quella prima dei regionali. Ai nostri microfoni parla Elvira Mariotti, responsabile tecnica del CSI Brescia per la ginnastica artistica. Questa è la prima prova del campionato provinciale del CSI della ginnastica artistica. Tutte le ginnaste sono divise in categorie e di solito svolgono 4 attrezzi o 5, sono trave, il volteggio, corpo libero, trampolino, trampolino di specialità e parallele per le ginnaste un po' più esperte. Ovviamente facciamo due prove, la prima è qui a Sarezzo oggi e la prossima sarà il 28 febbraio e il 1 marzo a Palazzolo. E la migliore delle due gare darà accesso al campionato regionale CSI che si svolgerà a Trenzano e poi nella provincia di Varese. Abbiamo voluto dare voce anche ai giudici, Claudia Cinelli, e a Paianini Piercaro, la responsabile provinciale dei giudici della ginnastica artistica. È bello vedere le bambine, è bello vedere le loro emozioni, i sentimenti che provano, è emozionante comunque. Puoi vedere le cose da due punti di vista? Un po' da ginnasta, quindi ti immedesimi nella bambina che fa la gara, e da giudice più da adulta, più da un futuro. In provincia di Brescia siamo piuttosto avvantaggiati perché abbiamo diversi giudici. Nell'arco degli anni, in questi 2-3 anni, abbiamo preparati più di 30. Nella ginnastica artistica si fanno movimenti in volo e quindi si sviluppa in un modo molto... massimale lo schema corporeo, e quindi questo permette poi in un futuro di approcciarsi in un modo migliore anche ad altri sport, perché parliamoci chiaro, nella ginnastica artistica si arriva tante volte fino ai 16 anni, poi le ragazze diventano piuttosto grandi, alcune decidono di smettere e passare ad altri sport e quindi sono pronte per passare ad altri sport senza poi dover fare tutto il lavoro, che so, nell'atletica leggera oppure nella pallavolo. Hanno determinate capacità motorie molto ma molto sviluppate rispetto a chi non ha fatto ginnastica artistica.